Io intanto vi ringrazio per la vostra... vi ringrazio, diciamo, per la vostra partecipazione. Io direi facciamo, diciamo, iniziamo questa conferenza stampa. Chiaramente, se prima facciamo parlare i giornalisti eventualmente, se poi altri siete d'accordo, perché magari poi loro hanno diciamo altre cose da fare. Quindi prima se ci sono i giornalisti che vogliono porre delle domande, gli facciamo fuori. Successivamente io sono qua a disposizione perché vedo che ci sono anche comitati che sono intervenuti. Santino, ti volevo chiedere una cosa, il comitato Santino, tu che sei qui, il comitato contro la discarica, il comitato Covercorp, non è rappresentato? Qua non c'è nessuno della Covercorp, va bene, c'è il comitato. D'accordo, no, chiedevo per avere, diciamo, per l'uccidazione di trasetto. Va bene, io ho voluto convocare questa conferenza stampa per chiarire la posizione del comune, siccome si fa, diciamo, tra virgolette, molta speculazione in questo senso, cioè ci sono cose che si dicono, altre che non si dicono, e alcune cose che si lasciano intendere. Allora io voglio dire che il comune di Monte Sant'Anastasia purtroppo non fa proclami di destra e sinistra, ma deve necessariamente fare degli atti concreti. Allora gli atti concreti che il comune ha fatto nel passato e che intende fare da ora in avanti sono atti, diciamo, primo dell'impugnativa, che purtroppo è diversa, è un pochettino diversa da quella che ha fatto il Codacons. Allora l'impugnativa del Codacons era sul, e del comitato dello scarico, era sul decreto 221 del 2009 e purtroppo ha avuto l'esito che ha avuto. E il comune invece ha presentato il ricorso sempre a Lazio per quanto riguarda il piano regionale dei rifiuti, che è un pochettino diverso. Però mi permetto di dire, per quanto riguarda la vicenda del Codacons e quindi diciamo del comitato di scarica che ha avuto quell'esito, io so da fonte sicure, perlomeno questo è quello che si dice, che il Codacons e il comitato contro le scariche vuole fare ricorso a questa, diciamo, questa sentenza, giusto? Allora, siccome il ricorso a questa sentenza lo può fare solo esclusivamente il Codacons, cioè quelli che l'hanno già avviato e hanno, mi pare, un anno di tempo per poter fare il ricorso, quello che volevo dire io è che il comune è disponibile ad inserirsi in questo ricorso che eventualmente fa, anche come parte resa, come parte civile, come poi saranno gli avvocati a stabilire il vocabolo esatto, giusto? Io sto parlando in linea generale, quindi in questo senso, questo è uno. Poi gli altri atti che abbiamo fatto sono il decreto ingiuntivo per quanto riguarda le royalty, giusto? Perché noi altri non è che soltanto abbiamo la sventura di avere questa discarica, ma abbiamo addirittura anche la sventura di non percepire le royalty. Noi altri abbiamo fatto, diciamo, questo decreto ingiuntivo, chiaramente è stato opposto il decreto ingiuntivo, quindi andrà avanti per vedere quello che si potrà fare. Però alla luce di questi fatti vi posso anticipare che il decreto ingiuntivo era stato fatto per 3 milioni e mezzo di euro. Però alla luce di quelle delle notizie che poi sono emerse, il debito da parte della Oikos nei confronti del comune di Monza è molto più alto, all'incirca 7 o 7 milioni e mezzo. Lo stanno sviluppando i nostri tecnici con gli avvocati. Quindi faremo un ulteriore ricorso per la restante cifra. Questo è poco, ma un'altra cosa che volevo aggiungere. C'è stata giorno 17, se non sbaglio, giorno 17 c'è stata una conferenza dei servizi alla regione per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale. Vi spiego meglio. L'autorizzazione integrata ambientale che era stata data nel 2009, ogni 5 anni scade, quindi in questi 5 anni che dovrebbe essere in scadenza nel 2014, io ho partecipato, come volta ha partecipato, e ha fatto alcuni rilievi. Non mi risulta che in altre conferenze di servizio alcune volte ha fatto altri rilievi. Siamo stati noi gli unici che abbiamo fatto rilievi, assieme a Don Antonio, assieme ai funzionari dell'APA. Sono emerse alcune criticità che anche noi abbiamo fatto evidenziare. A queste criticità la società adesso risponderà. Però diciamo, tra l'altro, l'ARPA ha evidenziato che avevamo fatto un sopralluogo nei giorni precedenti
e da questo sopralluogo avevano trovato anche loro delle criticità. Adesso scriveremo l'app e ci faremo mandare un altro di questo locale che loro hanno fatto, perché ho voluto citare questa problematica dell'app, perché se voi altri vi ricordate, qualche mese fa, periodo estivo, marzo, aprile all'incirca, nella discarica c'erano stati degli sversamenti ed era intervenuta la Guardia di Finanza, erano intervenuti anche quelli dell'ACA e così via. Ora, il fatto amministrativo era stato sanato, però come voi sapete, siccome si tratta di un diciamo danno ambientale, c'è il fatto penale da fare avanti. Su questo fatto penale anche noi vogliamo inserirci. E vogliamo inserirci nel senso come danno che è stato creato, procurato, giusto? Quindi, un'altra cosa ancora, nella conferenza dei servizi che abbiamo fatto è emersa anche un'altra posizione, che la società aveva presentato, diciamo, quella sentenza che il TAR Lazio aveva dato come, diciamo, una bandiera a loro favore. Però in questa sentenza emerge anche che bisogna che il comune eccetera è, diciamo, in certo senso autorizzato a fare determinati sopralluoghi. Noi altri, in base a questo, ci stiamo organizzando per fare un sopralluogo, non soltanto con i nostri tecnici e anche con i nostri avvocati, ma se c'è qualche avvocato della Fuoga, forse eccetera, che vuole partecipare, ci può fare soltanto 10. E anche qualche, diciamo, non tanto esponente del Quadra Corsa, ma tecnici del Quadra Corsa, giusto? In modo perché, sì, io parteciperò, però posso avere contezza rispetto a un tecnico, giusto? A questo sopralluogo noi altri abbiamo invitato il professor Dieter Hertz, che è un architetto paesaggista tedesco ed è professore di architettura all'Università di Monaco. Questo professore è quello che sta riconvertendo la discarica che c'è a Stella Vit, se vi faccio un esempio, che è di circa 16 milioni di metri cubi, quindi, diciamo, è un esperto di questo settore. Peraltro l'abbiamo invitato, sarà qua ai primi o fine di gennaio, ci deve dare la data con esattezza, e quindi faremo questo sopralluogo per vedere, diciamo, la situazione reale, quella che possa essere e quella che non possa essere. Alla luce di tutti questi fatti, io personalmente ci siamo documentati con i nostri avvocati. La legge che attualmente c'è del 2010 per quanto riguarda i problemi della discarica è del 2010 e dice che devono sorgere a una distanza di 5 km dal centro abitato. Però questa diciamo, legge regionale non dice altro, si ferma semplicemente là. Quindi non è che dice quelle già esistenti possono stare o quelle esistenti devono essere dismesse o quelle esistenti devono essere localizzate, non dice niente. Ebbene, noi altri stiamo preparando un disegno di legge che sottoporremo ai deputati regionali, perché è chiaro che non lo possiamo fare noi altri, però lo sottoporremo ad alcuni deputati regionali per presentarlo alla regione e quindi completare quello che era quella legge che è stata fatta con le delocalizzazioni di quelle discariche a private esistenti che non hanno i requisiti delle distanze e quant'altro. Quindi questo era quello che io volevo dire. Ripeto, sarebbe il caso, se voi altri siete d'accordo, se ci sono i giornalisti che vogliono porre qualche domanda, noi altri rispondiamo. Eventualmente gli altri cittadini, i comitati, se vogliono restare, io sono a disposizione. Lo dico solo esclusivamente per un senso di cortesia nei confronti dei giornalisti che magari hanno altre cose giustamente da fare. Ma scusi, io brevemente volevo chiedere quali territori serve la discarica? Allora, la discarica purtroppo non è che serve soltanto il territorio, diciamo, della provincia di Catania, purtroppo serve anche altri territori. Io so che scaricano qua anche alcuni comuni del Messinese, alcuni comuni dell'Ennese, non so tutti, giusto, non sono tutti per carità, non voglio dire cose diciamo diverse. Quindi ci sono anche altri comuni che scaricano, nel passato hanno scaricato anche tantissimi altri comuni. Se c'è qualche altra domanda. Anche se c'è qualcuno della stampa, se lo sì. Si può tornare al...
Sì, volete avvicinare qua le domande, per me non mi interessa. Più che altro noi vorremmo sentire adesso una risposta da parte dei cittadini, dei comitati. E allora sì, io pensavo che abbiamo parlato, se, altri, se c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda, voglia, noi siamo qui. Intanto per capire chi sono le persone che ci sono nel Codacon, e chi del comitato non discarica, chi siete, se ci siete? Il comitato non discarica sono io. Il Santiago sta arrivando, non ho chiamato. Ah. Quindi voi siete del comitato non discarica? Sì. Sarebbe interessante sentire qual è la vostra posizione, se la proposta del sindaco può essere fattibile. E che purtroppo la tenuta è arrivata dopo, faccio un piccolo assunto. Diciamo c'è la sentenza che è stata fatta non positiva per quanto riguarda l'impugnativa che il Codacon con il portato di scarica aveva fatto, no? Questa sentenza, diciamo, so che poi altra letta allo studio il ricorso, da fare un ricorso, giusto? Allora io il ricorso avete un anno di tempo per poterlo fare, vabbè, e questo ricorso comunque lo potete fare solo esclusivamente voi, non lo può fare il comune, giusto? Però noi altri volevamo inserirci in questo ricorso come parte resa. Ora dal punto di vista tecnico gli avvocati sanno poi come la proposta da fare, giusto? Però volevamo inserirci anche noi, perché il nostro, a differenza del vostro, ho spiegato, voi avete fatto l'impugnativa del decreto 221 del 2009. Noi invece abbiamo fatto l'impugnativa del decreto regionale della regione dei rifiuti, che è diverso, e andrà in discussione a febbraio-marzo, mi diceva l'avvocato, giusto? Quindi quella seguirà un altro video. Però intanto per quanto riguarda questa, diciamo, noi stiamo lanciando la proposta anche perché non ritengo che il comitato o il comune siano, diciamo, l'obiettivo è uno. Se l'obiettivo, chiaramente per raggiungere l'obiettivo, noi altri vogliamo concretamente andare avanti, se uniamo le forze io penso che potrebbe essere, non dico più facile, ma comunque potrebbe trovare più riscontro. Tutto questo che io ho detto, sì, perché oltre questo qua poi ho detto la conferenza di servizi che noi altri abbiamo fatto a Palermo. Noi ci siamo opposti, abbiamo fatto alcuni rilievi, loro risponderanno, la società risponderà ai nostri rilievi, a quelli che ha fatto l'APA e a quelli che ha fatto la provincia. Da là è emesso anche che l'APA aveva fatto da pochi giorni un'ispezione, quindi mandare il verbale, ne altro lo chiederemo, e poi in base a questo noi altri ci muoveremo, d'accordo? Anche se, lo dico fra virgolette, però non è detto, anche se l'assessorato regionale ha detto che si tratta di un rinnovo, quindi tra loro, tra virgolette loro, ritengono che essendo un rinnovo diventa una cosa quasi automatica, giusto? Noi riteniamo che non è così, loro ritengono così. Poi ho accennato anche al fatto che diciamo qualche mese fa, marzo mi pare se non sbaglio, orientativamente c'è stata, diciamo, un'ispezione da parte della Guardia di Finanza e da parte dell'ARPA e hanno trovato degli sversamenti defercolati, loro hanno sanato, diciamo, la parte amministrativa, quindi hanno sistemato la parte, però la parte penale segue il corso che seguirà. Noi altri su questa parte penale chiameremo i nostri avvocati per vedere com'è la situazione e quindi inserirci come parte resa anche in questo senso. Ho detto tra l'altro che siccome nel ricorso vostro si dice che il comune deve fare anche dei sopralluoghi, allora noi altri chiederemo ufficialmente di fare un sopralluogo e abbiamo interpellato a questo scopo, abbiamo interpellato il professor Peter Hertz, che è tedesco, insegna all'Università di Monaco, dove sta bonificando quella che è la discarica di Stella Ridge di circa 16 milioni di metri cubi di rifiuti. Quindi queste sono le cose. Tra l'altro ho lanciato un'idea, non so se tu c'eri, la ripeto, ho lanciato un'altra idea che è questa. Siccome la legge regionale per quanto riguarda le discariche parla che le discariche possono essere a 5 km dai centri abitati, però poi si ferma là, non va avanti, non dice per esempio che quelle già esistenti
possono essere delocalizzate, quelle già esistenti devono, non so, se ferma là, per quello che altro adesso prepareremo un disegno di legge da sottoporre ad alcuni deputati regionali, giusto? Per far sì che questa legge venga completata, nel senso che le discariche già esistenti, private o non private, che non hanno questi requisiti, devono essere delocalizzate necessariamente. Quindi poi saranno gli avvocati a preparare questo disegno di legge e si vedrà il discorso. Tutto questo si inserisce, si inserisce in un più ampio progetto che l'amministrazione ha in mente e che, adesso noi altri stiamo partecipando al patto del Spineto. Parte del Spineto dove avete il sindaco di Motta, il sindaco di Paternò, il sindaco di Adrano, pronti insomma tutta quella fascia per una rivalorizzazione del nostro territorio. Se noi altri dobbiamo partecipare a questo consorzio di comuni, a questo progetto, a questo programma, non possiamo necessariamente trovarci con una discarica nel nostro territorio, che comunque invade una grossissima fetta del nostro territorio. Per cui anche in questo senso noi altri ci stiamo muovendo e ve lo posso anticipare, il giorno 10 di gennaio ci sarà una prima, un primo convegno dove noi altri lanceremo il nostro progetto per una marca territoriale, cioè un marchio del nostro territorio. Quindi se noi altri vogliamo la salvaguardia del nostro territorio, assolutamente accettare una discarica del genere. Successivamente a questo seguirà un altro convegno, giusto, che dovrebbe dare un pochettino più lustro anche non soltanto al nostro territorio, ma anche sviluppo, per chi vorrebbe in un certo senso investire sul territorio. Cioè strumenti e strategie per la valorizzazione dell'ambiente rurale e della produzione siciliana agroalimentare di Sicilia. Io mi soltanto questi flash, uno già è testato per il 10 di gennaio, l'altro ritengo che, secondo da invitare anche personalità di scritto eccetera, ritengo che sarà o fine gennaio o i primi di febbraio, sarete avvertiti. Questo è quello che io dovevo dire, ho detto, può darsi che mi saranno sfuggite tante cose. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda e poi sono a vostra disposizione. Ci troviamo un po' spiazzati, sorpresi, perché è caduto un po' questa conferenza stampa come se fosse un loro di Natale, no? Abbiamo avuto queste notizie, però sarebbe stato più opportuno, secondo me, concordare una linea tutti insieme, venire qui e poter rispondere anche giustamente alle domande legittime dei giornalisti, visto che il sindaco ha citato tanti passaggi che per lo più sono tecnici e quindi noi possiamo vedere che sul discorso del ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, noi abbiamo un problema oggettivo che è quello economico. E quindi se ci fosse la possibilità che il Comune in qualche modo sponsorizzasse con questo patrocinio questo ricorso, per noi sarebbe grandioso chiaramente, perché possiamo andare avanti nella battaglia senza nessun tipo di problema, ma non so se questo è possibile. Non so se è possibile che il Comune si presenti al Consiglio di Stato insieme al Comitato, per il semplice motivo che il ricorso del Comitato è basato sulla non conoscenza del decreto 221 del 2009. Cosa che il Comune non può fare in termini tecnici perché ne era a conoscenza per ovvi motivi. Quindi sono tutto un discorso più generale e tecnico che va chiaramente analizzato. È chiaro che questo va analizzato con gli avvocati assieme ai nostri avvocati, perché purtroppo l'ente, l'amministrazione, il Comune deve fare passi amministrativi, a differenza dei programmi che possono essere fatti, per carità, però devono anche essere fatti con passaggi amministrativi validi, giusto? Come che noi altri abbiamo fatto il ricorso, anche voi l'avete fatto, voi giustamente l'avete fatto per sulla scorta di altre motivazioni, però l'abbiamo fatto su quella scorta. Noi abbiamo fatto il decreto in giugno per quanto riguarda le royalties, adesso gliene faremo un altro. E quindi noi facciamo passaggi che devono salvaguardare l'ente, non possiamo esporre l'ente
diciamo dal punto di vista amministrativo e legale, diciamo, ad attacchi dove poi noi non possiamo rispondere, giusto? Quindi è chiaro che io ho potuto lanciare questa proposta, è chiaro che né io, per tutto, diciamo, dal punto di vista tecnico-legale, possiamo dare una risposta esaustiva. È chiaro che i legali della del Comitato non scarica, si debbono sedere assieme ai nostri legali per eventualmente concertare un qualche cosa di amministrativo che sia supportato da atti legittimi, giusto? Questo perché non possiamo farlo. Danilo, io ti posso rispondere che se per caso il comune non si può inserire, insomma ci auto-testeremo noi. Giusto, l'abbiamo fatto per Natale, l'opera di bene, perché non lo rimarrà. Giusto? No, per il resto, insomma. Dico questo che lo sto dicendo perché dal punto di vista legale amministrativo direi una cosa, insomma, sbagliata, giusto? No, dico per il resto siamo perfettamente d'accordo, anche sul discorso dell'aspetto penale. No, su questo avevamo battuto per tanto tempo, siamo contenti che ora anche l'amministrazione. Perché ci siamo, ragazzi, ci siamo fatti aprire la mente adesso. No, infatti siamo appunto contenti, poi alla fine siamo arrivati alla stessa conclusione. Però una cosa importante che io ho voluto lanciare, Danilo, che diventa veramente importante per tutti, è quello del disegno di legge, che deve essere integrato. Quindi noi ci faremo portavoce, noi faremo un disegno di legge, integrato da quanti più deputati regionali possibili. Giusto? Saranno, lo presenteranno 2-3, poi lo voteranno, ha detto, si vedrà più a volte di qualche volta, giusto? Però facciamo il tentativo, giusto? Noi altri come possiamo, se non facciamo tutti questi passaggi e tutti questi tentativi, Danilo, se non facciamo tutti questi passaggi e tutti questi tentativi, giusto? Noi non riusciremo mai a ottenere qualche risultato. Allora tanto cominciamo a farlo seriamente, anche perché appunto il nostro territorio deve essere un territorio diverso da quello che è. Il nostro comune, il nostro ente, a differenza di tanti altri comuni, ha mantenuto una certa identità, che è un'identità territoriale, un'identità rurale, un'identità particolare, diversa. Cannon ci aveva prima la provincia di Cittadinia, Cannon ci sono fatti, non ci sono industrie, non c'è niente. Quindi, visto che c'è questa identità, cerchiamo di mantenere questa identità. Però chi può venire ad investire sul rurale, sull'agriturismo, eccetera, con una discarica del genere, giusto? Diventa problematico. A uno, sì. Io volevo chiedere attraverso quali canali pensa che debba passare questa proposta che voi redigerete. Noi proporremo una proposta di legge. Sicuramente ad alcuni deputati della regione Sicilia. Sicuramente alcuni deputati la temperanno, perché ce ne sono parecchi. Noi abbiamo visto che c'è anche l'onorevole Barbagallo che ha portato avanti la legge. Quindi io penso che tengo l'onorevole Barbagallo la firmerà. Io penso che assieme all'onorevole Barbagallo ce ne saranno tanti altri che la firmeranno. Già è detto, appunto, parleremo anche con il presidente Crocetti, che lui si è espresso del suo fatto, giusto? Poi vedremo, non possiamo, diciamo, ipotecare. C'è una richiesta di, mi permetto di ricordare che c'è una richiesta di revoca del decreto 221 votato all'unanimità, caso più unico che raro, dell'assemblea regionale, e non è successo. Dobbiamo insistere, permettere questo. Prego, sì. Io mi fa piacere se a rivederla dopo 2 anni. Io sono quello che per comitato di Mister Bianco, quando sono venuto con un concittadino di Motta, io sono il serventese degli ultimi 30 anni, ma sono di Fontanazza, lei non è di Motta, non lo sa Fontanazza dove? Io non sono di Motta. Fontanazza. Io penso che Deccani è quello che è più anziano di Motta. Fontanazza, lei non sa dove. Io non so dove è Fontanazza, tu sai. Allora io sono vicino alla base di Fontanazza. Io sono nato a Fontanazza. No, mi permette, sai dire. Perché le dico questo? Perché le storie delle persone bisogna anche vedere come mai si evolvono, cosa succede. E io sono quello della denuncia del procuratore comunale di Motta, quando sono andato a sequestrare Serporta, eccetera, eccetera. L'ecologia per me è stata sempre, anche mi sta piando, c'è qualche altra cosa del genere. Lei invece la vede un novello ecologista, mi fa piacere. Lei 2 anni fa, lei e l'assessore suo Brancato, alle nostre
noi nascevamo come comitato contro la discarica, raccoglievamo quello che sentivamo a Mister Bianco e a Motta. Lei ci disse che non sentiva puzza, lei era l'assessore Brancato, non sentiva le puzza. Io provocatoriamente le dissi: cosa sentite, profumi o altro? Sono stato un po' provocatorio. Lei non ha risposto. Adesso vedo, dopo 2 anni, che lei di questo problema, non so per quale miracolo di Natale, lei si sta occupando di questi argomenti. Lei, in quanto sindaco, è la mia domanda, e gli altri 15 cittadini che ci sono stati, compresi i presidenti del Consiglio Comunale, siete responsabili di quello che è successo lì? Perché i consigli comunali competenti sul territorio, le scelte sul territorio, o non sapevano, o non hanno partecipato, o hanno indicato nei piani regolatori discariche, quei siti, sono i veri responsabili di questo misfatto. Adesso cercate i pannicelli di caldi per cercare possibilmente in campagna elettorale di rifarvi una verginità. Io vi dico che i cittadini, se hanno memoria, non conosceranno, però sanno che le responsabili siete voi. Però per noi cittadini, io non sono un uomo senza partito, per noi cittadini l'apprendere che alcuni di questi attori, protagonisti di questo misfatto, regionali protagonisti, comunali, provinciali, perché i vari livelli ci sono grandi responsabilità di quello che è successo ai sieri, che venite folgorati anche per motivi elettorali, e vi incamminate su una strada diversa, dove anche voi parlate del rispetto del territorio, anche voi parlate, possibilmente, non so se lei l'ha detto, degli immobili che vengono deprezzati a Mister Bianco in Monte per via di questa, di questi odori, diciamo, che emette questa discarica. L'odore, noi sappiamo che è la punta, poi i veri danni non sappiamo quale che sono. Noi accogliamo con piacere. Però io, come cittadino, vi dico, le nostre iniziative, quando eravamo lì, lei non c'era. C'era qualche assessore. Io ho mandato il vice sindaco. Lei non ha mandato nessuno, quelli sono venuti a livello personale. Ufficiale. Sono arrivato a livello personale. Lei ha una cosa del genere, lasciava leggere qualsiasi cosa che c'era. Perché i suoi cittadini che erano lì, alle porte della discarica, i suoi cittadini, non erano cittadini di un altro mondo. Io apprendiamo però la nostra battaglia. Continua, indipendentemente da quello che sarà lei, se sarà candidato, futuro sindaco, o non sarà sindaco, ci sarà un altro sindaco. Dagli amministratori cerchiamo solo un minimo di onestà intellettuale a riprendere quello che era il filo conduttore che i cittadini sentono in questa vicenda, riprenderlo. Non c'è, voi non in prima fila in questa storia, non vi vogliamo in prima fila, ci vogliamo casomai accanto a queste battaglie. In prima fila ci sono i cittadini, ci battono e ci avanzano, perché dei politici noi, non saccio di chi, quando sono in prima fila non tanto ci fidiamo. Senta, io la ringrazio per l'intervento che lei ha fatto. Io dico, la ringrazio per l'intervento che lei ha fatto, d'accordo? Noi non siamo stati né folgorati né niente, noi abbiamo un progetto che è abbastanza ambizioso, questo progetto per il nostro comune, giusto? Quindi questo progetto abbastanza ambizioso per il nostro comune purtroppo cozza con quella che è questa discarica, che noi non vogliamo più, anche perché noi ci siamo resi conto, io ricordo l'ho fatto nel 2012, noi ci siamo resi conto che questa discarica sicuramente, non soltanto come immagine, come lei giustamente ha detto, che si sono deprezzate alcuni appartamenti, cioè, non soltanto come immagine, ma tutto, questa discarica cozza sotto tutti i punti di vista. Quindi, se volete accanto, nelle retrovie, comunque sia, noi siamo disponibili. Non abbiamo, diciamo, non c'è da andare a portare i primi della classe una bandiera. Noi altri stiamo mettendo su degli atti amministrativi che sono abbastanza concreti, lo riteniamo tutto. Siamo disponibili anche ad accettare qualche suggerimento, per carità, noi non crediamo di essere i primi della classe, siamo disponibili ad accettare tutti i suggerimenti possibili e immaginabili, per ottenere e arrivare ad uno scopo, che è quello scopo. La ringrazio molto. Prego. Sì, io intanto la ringrazio per l'invito, perché insomma così pubblicamente sono stato invitato a questa conferenza. Paolo ha ricordato un po' la storia di questi anni,
quello che ci siamo detti è che comunque, pur di arrivare al risultato finale, accettiamo anche, come dire, folgorazioni sulla via di Damasco dell'ultimo, quindi a prescindere dalla valutazione politica che si possono fare, se atti concreti ci sono, non possiamo che essere, ma atti concreti ci devono essere. Io francamente il disegno di legge, avendo sperimentato, cioè di fatto, l'immobilismo, ahimè devo dirlo, del governo regionale rispetto a una richiesta di revoca, ripeto, votata all'unanimità da tutta l'assemblea, per errore, per sbaglio, per distrazione, ma di fatto il risultato concreto è stato questo, noi eravamo lì, l'abbiamo visto, eccetera, francamente mi sembra un atto concreto debole. Io credo che il Comune possa invece fare atti concreti più forti e più, come dire, direttamente connessi alle proprie responsabilità. Il ricorso del Comitato, sicuramente non so quale può essere la soluzione tecnica, ma il ricorso al Consiglio di Stato ha un costo che si aggira sui 3.000, dov'è Danilo? 4.000, 5.000 euro, mi alzo un attimo, 4.000, 5.000 euro, quindi è una, come dire, per dei cittadini che già hanno sostenuto delle spese in questi anni ingenti, è un costo davvero eccessivo e lì potrebbe essere un atto concreto. Sapevamo che il 17 dicembre c'era una conferenza di servizi, io chiedo scusa, sono arrivato in ritardo, non so se ne ha parlato, rispetto al rinnovo dell'autorizzazione per l'ampliamento della discarica. Per l'ampliamento della discarica, la posizione del Comune di Motta, che so che è saltata, è stata rinviata, rispetto al rinnovo dell'autorizzazione qual è? E questo potrebbe essere un atto concreto, cioè se c'è di fatto una posizione che in qualche modo torna indietro rispetto a quello che anche amministrativamente ha fatto il Comune di Motta in questi anni, questo è un atto concreto. Mi dicono, perché ripeto, sono arrivato in ritardo e chiedo scusa, e c'è la disponibilità anche dal punto di vista penale del Comune di Motta a gli sversamenti che ci sono stati, rispetto agli sversamenti, a costituirsi come parte lesa. Io credo che debba essere fatto assieme al Comune di Vistelbianco, per cui un altro atto concreto potrebbe essere quello di, come dire, invitare il sindaco di Vistelbianco a un'azione comune, certamente non si rientrerà in piedi. Terzo punto, quello dei controlli, cioè una delle cose di cui l'opinione pubblica ha sofferto in questi anni è la totale assenza di trasparenza, di notizie rispetto ai controlli che vengono fatti su questa discarica. Io credo che il Comune debba, perché lo può fare perché ricade nel suo territorio, richiedere se tutte le prescrizioni che erano state previste dal decreto del 121, che sono tantissime, sono state rispettate, e pubblicarlo e rendere i cittadini edotti se questo è stato fatto oppure no. Ma questo è in tempi grave. Tutto il resto, come dire, zucchero non guasta bevanda, ma convegni, disegni di legge, eccetera, ne abbiamo fatti tanti. Il Comune, che ha degli strumenti amministrativi, se vuole incidere lo può fare. Noi chiediamo questo, cioè chiediamo davvero, non chiacchiere che possono essere a questo punto interpretate come la volontà di ricandidarsi. Non so, io non conosco bene il panorama politico di Motta, ma ci può essere questo, alle parole non c'è quel impatto, quindi noi chiediamo questo. No, io per quanto riguarda la conferenza dei servizi che c'è stata l'anno 17, che comunque noi abbiamo partecipato, io non ho trovato traccia in altre conferenze di servizio degli interventi da parte del Comune di Motta. Io il mio intervento l'ho fatto. Il Centro Comune di Motta si chiede chiarimento sull'aggiornamento delle parte, di particolare con quale frequenza è stata. Per i non addetti ai lavori, parte sono le migliori tecnologie disponibili, giusto? Perché quando si fanno determinati impianti devono essere sistematicamente adeguati alle nuove tecnologie disponibili, giusto? Chiede inoltre che in caso di fermo o guasto momentaneo dell'impianto per trattamento sullo stoccaggio dei rifiuti in area adiacente sia regolare. Per queste domande loro hanno risposto così in modo molto aleatorio, e siccome poi anche l'APA ha detto che qualche giorno prima avevano fatto un controllo, quindi avevano fatto un verbale, che non ha voluto rendere in conferenza dei servizi,
perché doveva parlarne con il dirigente se arrendono una conferenza di servizio o mandarlo alla Procura della Repubblica. Noi chiediamo adesso, questo verbale, perché essendo diciamo le scariche che sono state loro, chiediamo contezza di questo verbale, poi vedremo di dove c'è scritto, giusto? Alla fine comunque, per quanto riguarda l'ultimo intervento che io ho fatto, il comune e il signor sindaco si riserva di produrre, questo è importante questo, per il comune di Monte del Sangue, il sindaco si riserva di produrre un parere scritto sia in base al fatto che abbia un contenzioso di timbre promosso dal comune stesso, l'altro nostro contenzioso, e anche in base alle integrazioni che la lista dovrà produrre. Giusto? Quindi noi altri abbiamo aperto una pagina diversa, mentre anche nella conferenza dei servizi per l'impianto di pretrattamento, anche là noi altri abbiamo fatto sentire la nostra voce, giusto? Sicuramente la faremo risentire là e anche qua. Quindi il parere del comune è negativo sulla proibizione, questo c'è, cioè, anche poi la. Ascolti, io non le posso anticipare, però dici che fa, lo sapeva prima che provo a dire dopo. Dal punto di vista lei legale, amministrativo, tecnico, non mi faccia dire. Questo è importante. Buon è importante. Cioè. Sì, comunque ci devono soddisfare queste risposte. E credo che queste risposte non saranno molto esaustive, perché non solo per quello che noi abbiamo chiesto, per quello che ha chiesto l'ARPA e anche la Provincia. Può darsi che qualcuna sarà più esaustiva, ma non tutte saranno esaustive. I tempi sono che penso che entro gennaio la ditta dovrà produrre questa documentazione alla Regione, la Regione la inoltrerà a noi, all'ARPA e così via di seguito. Ripeto, anche per inciso, per dirle come si agisce in questo modo. Per dirle che di tutti gli enti invitati era presente soltanto l'ARPA, la provincia, il comune di Monza, l'assessorato via Basso che c'era prima, giusto e basso. Poi per quanto riguarda l'ASL, per quanto riguarda tutti gli altri enti, vigili del fuoco, cioè, hanno mandato semplicemente parere che per loro andava tutto. Giusto? Quindi per dirle che noi altri siamo stati presenti in ogni conferenza di servizio, perché noi altri abbiamo portato avanti quello che è la nostra programmazione, la nostra progettazione. Sicuramente la posso anticipare che in base a quello che abbiamo detto noi, ha detto l'altro, eccetera, ci saranno delle difficoltà per loro. È chiaro che, l'ho detto poco fa, lo ripeto, l'assessorato ha detto che si tratta di un rinnovo, non di una nuova organizzazione. Quindi ha lanciato già un qualche cosa, che comunque noi non abbiamo raccolto perché non ci interessava qualcosa. L'unica cosa che ci potrebbe interessare è il nostro territorio, quello che vogliamo sviluppare per il nostro territorio nel futuro. Noi stiamo lanciando la sfida per lo sviluppo del nostro territorio. Se poi noi altri possiamo, io non penso che ci possono essere bandiere oppure chi la porta per primo. Non abbiamo intenzione di portarla a bandiera, vogliamo contribuire, se possiamo contribuire, in tutti i sensi. Ripeto, dal punto di vista tecnico legale amministrativo, non so se il comune può partecipare con un altro deliberativo, ho detto poco fa, può anche partecipare con un contributo, siamo disponibilissimi, l'abbiamo fatto per le feste di Natale, perché non dovremmo farlo per cose più concrete e che investono tutto il territorio. Prego. Devo chiedere una cosa, in questa progettualità nuova che si vuole essere cercando oggi, da parte del comune, c'è anche l'impegno dell'istituzione del registro dei comuni, perché poi l'incidenza di questa discarica a livello proprio concreto nella salute dei cittadini, come si verifica? Allora mi ascolto, purtroppo io mi sono informato anche in questo, anche se ritengo che la risposta va intesa fra virgolette. L'assessore Marino è stata fatta questa domanda ed è stata fatta anche l'impegno di informare. Per sentito dire, quindi io non ho contezza di documentazione. Per sentito dire, l'assessore Marina ha detto che l'incidenza dei tumori è più alta a Catania che a Mister Bianco. Però queste sono così voci riportate. Non ho contezza perché non ho letto le carte scritte. Però, siccome da più parti, io lo dico con serenità, da più parti sempre sono voci che giungono, non abbiamo contezza, non abbiamo certezza matematica perché non ci sono carte. Però se da più parti giungono voci che in questo territorio di scarica, da sempre di Serbiano, ci sono stati anche spessamente di prodotti poco consoli, diciamo,
chiaro che quello che è successo in campagna perché è successo? Perché c'erano prodotti che non erano più chiusi, urbani, non pericolosi, giusto? Qua cosa c'è? Noi abbiamo per adesso la contesta momentanea che ci sono più chiusi urbani, non pericolosi. Accertare questo, accertare, è chiaro che quello che è successo in campagna per i rifiuti pericolosi è sotto gli occhi di tutti, lo sentendo in situazione per il giornale, la televisione, comunque la stampa è fatta, quindi non vogliamo essere né altro una seconda campagna, giusto? Però non abbiamo contezza, io parlo di cose scritte, di cose di cui ho contezza e posso parlare serenamente, giusto? Prego. Le posso fare un'altra domanda? Lei viene, allora non l'avrei convocato. Io non ho il suo numero, però lei c'è, c'è invitato, non convocato. Sì, no, invitato, infatti, no, non avevo il suo numero, però mi sono fatto la risposta. Purtroppo è il fatto dei tumori, eccetera. Queste indagini vengono fatte su base provinciale e siccome il registro a livello storico, a livello in Sicilia oppure in provincia di Italia non è stato mai aggiornato, quindi tutte le indagini che vengono fatte passerebbero da capo. Quindi perché non c'è un vero registro che negli anni poi dove si può vedere se c'è stato un incremento in base di tumori, eccetera. Però comunque non riguarda i comuni, ma riguarda base provinciale. Già è stata fatta qualche cosa sul territorio di Mister Bianco, ma si parte da un dato incerto di partenza, per cui la risposta non c'è mai. Invece io mi permetto di dire una cosa, perché le cose è bene che uno ce le diciamo in faccia. Questo comune, tutti i comuni, hanno bisogno, secondo il mio modesto parere, di vedere per la prima volta tagliato un cordone umbilicale con fattori condizionanti alla libertà dei cittadini, alla libertà delle elezioni, eccetera. L'azienda Oikos è un'azienda che fortemente ha pesato nelle amministrazioni sia di Motta che di Mister Bianco negli anni passati. Allora, la libertà degli eletti passa attraverso taglio netto su questo cordone. Se i consiglieri comunali accettano le caramelline, che oggi io capisco che c'è fine, io sono una 31 anni a spasso, accettano le caramelline dei posti di lavoro dalla Oikos perché non hanno dove sbattere la testa o perché ci vanno perché ci fa piacere, quale libertà hanno di scelta sul territorio quando devono andare a individuare un parco o una discarica? In questo comune di Motta, da anni, presumo sindaci, presumo presidente del, senza presumo, presidente del Consiglio Comunale, hanno parenti che lavorano in questa azienda. Ma cosa volete che poi autonomia di giudizio hanno? Questa azienda al momento in cui devono fare le scelte riguardano tutti i cittadini. A Mister Grande abbiamo avuto per la passata due consiglieri comunali che lavoravano alla Oikos. Qua non so se ce ne sono, se ce ne sono stati, se ce ne saranno. Questo è un fattore condizionante per la libertà del cittadino, che sia di destra, di sinistra, di estrema sinistra o di estrema destra. Se non si taglia questo cordone, secondo me, per quanto ha inciso questa azienda sull'operato di Motta, ci sarebbero e ci sono forse le condizioni per chiedere lo scioglimento sia di giunta che di consiglio comunale, perché questa azienda vi ha condizionato l'aria, la vita. Quando lo capirete a Motta, quando lo capiscono, infatti l'hanno capito la lezione a Mister Bianco, è sempre una, ma sappiate che dovete avere il coraggio di guardarvi in faccia e dire: vi riconduci tu casta, tuo figlio, attorno al tuo cugnato, a chi tu dai, ora chi vuoi che ci dice a chi. Questo è il punto, dottore Giustini. Ha ragione. Io ho ragione, però le dico una cosa, questa è la situazione. Bisogna avere il coraggio di tagliare questo cordone. Mi ascolti. Ma i ragazzi di Motta ora sono stanchi e questo lo mi ascolti, mi ascolti. Non so. Io penso che la strada che è stata intrapresa va verso questa direzione. Di lei aspetto sempre di me. Perché lei è figlio per 2 anni fa, puzza, non mi sente. Ma io mi ascolti.
il problema io glielo spiegato una volta dal punto di vista scientifico. Non è detto che le stesse cose le sentiamo tutti. Dal punto di vista scientifico c'è chi ha più sensibilità nelle mani, c'è chi ne ha meno. Scientifico, lei parla di scientifico l'altro due anni fa. Mi scusi, eh? Ascolti, il fatto di sentire o meno puzza, c'è chi l'ha sentito, c'è chi l'ha sentito. Ma non è che noi dobbiamo discutere su c'è puzza, non c'è puzza, non si sente. Qua c'è un problema territoriale che va sanato. Il problema territoriale va sanato perché noi stiamo intraprendendo una nuova strada, che è quella che ho citato. Abbiamo il bocca al lupo di cuore ai ragazzi, soprattutto perché almeno tra di loro emergono ai ragazzi di volta. Tutti i un po' tutti a tempali che sono i veri responsabili, secondo me, di quel disfatto. C'è almeno fiducia. Vabbè, comunque vedremo il se vogliamo che vuole intervenire. Prego. Io sono, come dire, in questa contesta attuale, forse abbastanza nuovo. Per molte, cioè arrivo qui da 50 anni, io non stavo per anni, e però come dire, ho avuto una visione forse un po' più esterna alla deriva della discarica, e molestando la discarica è qualcosa che sicuramente è un danno per il territorio di Monza e quello di Mister Bianco, soprattutto per la distanza di questa, però come dire, una discarica è fondamentale, però io volevo aggiungere un qualcosa in più. Che oggi l'amministrazione comunale ha di fatto un'altra strada, oltre a quella che non sto volendo dire con questo che non deve essere così, una discarica ci deve essere assolutamente, però è una discarica anche dell'organizzazione del problema. Quindi con questo non voglio dire che non ci deve essere, perché una discarica vicino alle federazioni, ripeto, è un problema dell'acqua. Però oggi con la dismissione delle acque si dà un potere ulteriore al sindaco. Ci dà un potere per poter cercare attraverso un sistema diverso di raccolta di evitare che questi rifiuti confluiscono nella discarica o nella discarica che sarà. Quindi è importante oggi preparare il piano d'ambito largo e presentare, come dire, un piano di raccolta di rifiuti che non abbia bisogno di discarica, perché attraverso il riciclo, attraverso l'utilizzo, si dice anche no discarica. Ogni volta che io non confluisco del materiale in discarica, io sto dicendo no alla discarica. Quindi combattere per via legali, sicuramente la posizione di questa attuale discarica, che non è colorata per forza di legge. Ma, come dire, per il problema che è stato visto a Motta e a Mister Bianco, io vi dico anche la persona che è venuta qui, non lo diamo ad altri. Cerchiamo in qualche modo di capire. Sì, bisogna delocalizzarla, ma attenzione, la delocalizzeremo sempre in Sicilia e dove? A 5 km di distanza, ricordiamoci che oggi esistono solo zone di fauna, significa distruggere altra parte del territorio. Quindi, ripeto, il sindaco, oltre a combattere sul piano legale, dovrebbe in qualche modo dare dei segni tangibili e portare l'esempio di Motta come paese modello anche tutte le altre comunità che in questo momento confluiscono tutti lì. E soprattutto alla stampa, io vorrei sottolineare un punto: ogni volta che si vede un disservizio di raccolta, questo disservizio di raccolta non deve essere sottolineato il tipo e oggi ci sia stato qualche problema, la discarica non è stato possibile. Dovremmo dire, ma come mai non sta funzionando il riciclo a Catania? Ma come mai non si fa nulla per cercare di creare, come dire, dei posti dove si possa fare il riciclo? E questa è la direzione giusta del vero cambiamento che si dovrebbe portare in atto a Motta per trasmetterlo come esempio a tutti gli altri. Io ogni volta che apro un convegno di rifiuti zero dico sempre, io sono diventato attivista perché so cosa significa stare accanto a una discarica. Quindi se noi lo sappiamo, ok, proviamo a delocalizzare come inizio, ma l'obiettivo finale che il comune di Motta e tutta la cittadinanza devono avere è quello di dire no di scarica e no agli inceneritori. Grazie. Ho invitato pure il comitato rifiuti zero perché noi ci crediamo a quello che il comitato rifiuti zero porta avanti. E ci crediamo e stiamo cercando di organizzarci con mille difficoltà,
perché non è facile, diciamo, le difficoltà sono immense e sono anche radicate, diciamo, nella nostra mente, sono radicate nei nostri comportamenti, sono radicate, diciamo, in quelli che sono i nostri comportamenti giornalieri, per cui non è facile, diciamo, arrivare a questo, però dobbiamo anche arrivarci. Passa anche dall'isola ecologica, cioè questo discorso è un discorso abbastanza complesso, però molto vasto. Io ci credo pure a questo fatto di essere non va più a conferire rifiuti e quindi finiscono tutti gli scarichi, non tutti della moda, la resta degli scarichi, eccetera. Quindi noi stiamo collaborando, io ti ringrazio per quello che hai detto, perché in effetti è vero, in questo senso. Abbiamo ricevuto, diciamo, alcune idee, abbiamo ricevuto determinati input da voi che stiamo cercando di attuare. C'è qualche altro? Prego, io direi, mi pare, insomma, siamo abbastanza esaustivi. Siamo stati abbastanza esaustivi, vi ringrazio tutti per la partecipazione e anche per gli interventi che avete fatto e che ci possono servire anche da spunto per il futuro. Avrò il piacere di invitarvi quando ci saranno questi convegni che parleranno chiaramente del territorio per migliorare il territorio. Grazie. Agli organizzatori vorrei dare, mentre ci siamo, un abbraccio.